Ciao a tutti e come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic, tutto quanto è Lenormand e oggi faremo un interattivo perché scopriremo chi si farà vivo entro una settimana. È ovvio che so che anch'io ho questo desiderio, la speranza è sempre quella che a farsi vivo sia proprio quella persona lì, però adesso andremo a scoprirlo, speriamo che la cosa vada incontro alle nostre speranze, altrimenti vedremo chi è che si fa vivo entro una settimana. Qualcuno si fa vivo senz'altro. Per andare più a fondo non useremo soltanto per ogni stesa un mazzo di Petit Lenormand, ma useremo anche queste, sempre Petit Lenormand sono, ma un pochino diverse, che useremo come carta soggetto per capire proprio meglio di chi si tratta. Il tempo limite appunto è una settimana e useremo poi ovviamente anche tutti gli altri strumenti che abbiamo sempre a disposizione. Vi ricordo prima di ogni cosa che queste stese sono rivolte a tutti senza distinzione di genere o di orientamento, ma che per comodità, per avere un punto di riferimento nelle mie stese, useremo come consultante la carta della dama, perché sono io, non che io sia una dama, ma mi rappresenta, magari non come nobiltà, ma insomma almeno così simbolicamente, quindi la prendiamo come riferimento chiunque voi siate, quindi non importa se non siete una dama, magari siete un gentiluomo, però nelle mie stese siete lì. Ok, questo penso che sia chiaro. Vi ricordo anche che nella descrizione del video, che trovate appunto qua sotto, ci sono i due link diretti alle due varianti, quindi una volta che ne avrete scelta una basterà cliccare su lì e andrete direttamente nella parte del video che vi interessa. Bene, io vi raccomando di concentrarvi parecchio, spero che abbiate già effettuato la vostra scelta, altrimenti potete tranquillamente mettere il video in pausa e riprendere quando vi sentite sicuri di quale mazzetto volete. Ve li faccio vedere intanto. Il primo mazzetto è All Style Lenormand, quindi non c'è dubbio, sono queste, sono molto old style. Eccole qui, guardate come sono proprio tipo delle vecchie stampe inglesi. Qua invece abbiamo le tennis, che sono quelle ispirate un pochino di più al mondo delle favole, magari se mettiamo questo diritto è meglio, insomma, colori un pochino più forti, immagini più suggestive. Va proprio a gusti, qua proprio oggi ho voluto giocare sui contrasti, dipende dal mood in cui vi trovate oggi. Bene, quindi se volete, e io penso che vorrete, se siete qui fare la vostra scelta, io faccio conto che questo già sia successo, metto da parte il mazzetto per la seconda variante e inizio subito con la prima, mettiamo qua il nostro Petit Lenormand che ci servirà a breve e andiamo a vedere. Qual è l'aria che tira, come dico sempre, no? Tra voi e la persona che si farà vivere entro una settimana, sperando che si tratti, sperando, spero perché so quali sono le vostre richieste e le vostre aspettative, sperando che si tratti di qualcuno a cui pensate romanticamente, però potrebbe anche essere capo ufficio, cioè, insomma adesso vediamo, io la penserei così, proprio in termini romantici, no? Vediamo. Aria tira. Qual è la situazione? Le parche. Qui è qualcuno con cui c'è stato un taglio, ahimè, è vero che non tutte e tre le parche tagliavano, ma qua questa indica proprio un taglio netto, qualcosa che è stato reciso. Quindi diciamo che l'aria che tira non è proprio delle più pimpanti, insomma. È qualcuno con cui in questo momento di rapporti non se ne parla, insomma, quindi ecco perché si fa viva, perché in questo momento nella vostra vita non c'è. E c'è stato qualcosa, ma si è interrotto. Ricordo anche che non è detto che debba essere per forza qualcuno che ha avuto con voi una storia, poteva essere una frequentazione promettente, poi di colpo, come ahimè spesso accade, tutto si è interrotto. Poi per così comportamento non tanto corretto, vuoi anche per una lite, perché insomma comunque questa carta delle parche indica un taglio netto e sappiamo benissimo che i tagli netti a volte avvengono proprio perché ci si manda reciprocamente a quel paese. Allora, vediamo un po'. Può essere anche che vi abbia lasciato, che voi abbiate lasciato questa persona, insomma, possono essere tante le cose. Istante presente. E Osho, posso dire che voi ve la sentite questa cosa, che questa persona si fa via. Questo ci dà anche un dettaglio in più su chi possa essere qualcuno di cui in questo momento, mentre proprio state guardando questo interattivo, sentite che si sta avvicinando, sentite che
perché c'è connessione con questa persona, non è che ci, diciamo, sì, forse un po' sonno ce lo perdete, però diciamo anche per pareggiare che non state lì a contare i minuti, anche perché c'è questa consapevolezza che tanto prima o poi torna. Qui c'è stata proprio, come dicevo, una rottura, per qualunque motivo sia, c'è stata una rottura. Vediamo le vostre energie. Allora, probabilmente voi sentite di aver lasciato andare troppo presto questa cosa. Vi rammaricate forse di non aver lottato, di non essere stata abbastanza incisiva, ma adesso vedete come è qualcosa che sentite che è solamente rimandato, ma adesso arriva, cioè è solo questione di tempo. Questo è il vostro atteggiamento. C'è questa carta centrale della guida, proprio la guida interiore, qualcosa vi fa capire, almeno pensate di aver capito, io qua penso proprio che abbiate ragione, che è un momento così, come si dice, no? Vediamo l'altra persona. Avete ragione, se sta così, altro che farsi viva. Allora, questa persona non la sentite da un po', vi potrei dire, ma non perché se ne infischi, ma perché qui abbiamo un momento colpa e isolamento, qui la rottura è stata un pochino più fortina di quanto potessimo ipotizzare con la sola carta delle parche. Penso che si sia trattato proprio di qualche cosa che ha isolato quest'uomo, questa donna. Voi sentite di non aver forse lottato abbastanza, lo ripeto, si vede chiaramente, però qua c'è stato proprio, è stato un allontanarsi male. È vero anche che sparire senza dare giustificazioni è allontanarsi male, anzi forse peggio di così, perché almeno uno sta nei motivi, invece qualcuno è sparito nel nulla. Però pesa questa cosa sul vostro presente, anche se voi quello che sentite è che sta arrivando, e difatti questa persona sta maturando proprio. Infatti qua abbiamo una figura gravida, no? Che sta aspettando il passaggio della luna, il completamento del ciclo lunare, per tornare con nuovo vigore. Difatti voi sapete che è questione solo di attendere. Gli amanti, e qui nello Shōzen sono proprio gli amanti, non... guarigione e ricettività. Beh, insomma, io qua di dubbi su anche le vostre sensazioni devo dire che non ne ho. In questo senso direi che avete ragione, qui c'è ricettività proprio su questo sviluppo soltanto allontanato, quindi le energie in questo momento sono a vostro favore in termini di proprio un rifarsi vivo da parte di questa persona. Questa prima stesa ci dice che ci sta pensando, che sta maturando la decisione di, per forza doveva essere qualcosa del genere, se sta per farsi vivere entro una settimana, è una persona con la quale c'è stato almeno diciamo un interesse sentimentale, ma secondo me qualcosa di più, che non è andato direi proprio a buon fine, e adesso è in attesa di sanarsi, no, questa frattura. E voi sentite quello che in effetti sta accadendo, ve la sentite che sta per rifarsi vivo. Quindi io penso che già possiamo escludere alcune persone e metterne in gioco altre, no? Se dovete fare una scelta. San Francesco addirittura, c'è qualcuno che, beh, perlomeno è sincero, però è la carta che parla sempre comunque di purezza. Vediamo un po' questo nostro taglio. Hai capito qui? Allora, qui qualcuno che si è tirato indietro proprio. Si è tirato indietro pur sapendo che era nel posto giusto, ma qui ha avuto paura. Guardate, io qua penso proprio che sì, questo qualcosa di brutto, questa brutta rottura, nella maggior parte dei casi sia stata una sparizione. Che, ripeto, è bruttissimo. Cioè, non c'è soltanto tirarsi i piatti del servizio bello, perché sia una brutta rottura. Anzi, a mio parere, e anche da quello che sento, è molto peggio non sapere più niente all'improvviso di qualcuno. Che qualcuno che comunque si è comportato malissimo e lo sa. Però che adesso sente proprio questo amore che lo o la spinge
a rifarsi avanti. Difatti qui si fa avanti, vedete, adesso che ha le idee chiare, semplici, pulite, si fa avanti questo desiderio di un nuovo inizio. Quanto ci sta pensando e da quanto ci sta pensando, e vi aggiungo quanto mette anche in preventivo il fatto di prendersi una badilata sui denti. Sta veramente cercando di capire come rientrare dalla finestra dopo essere uscito quatto quatto dalla porta. Personaggino abbastanza, insomma, diciamo, chiamiamolo interessante. Non si è comportata bene qua, ma per niente proprio. Andiamo a vedere qualcosa di più sulla sua personalità prima di ricorrere ai tarocchi e altri strumenti. La luna, ma certo, adesso siamo in piena energia di romanticume qua. Grazie. Prima fai danni, sparisci e poi dopo adesso la passione, il magnetismo, la connessione, i ricordi. Sì, allora questa è la classica situazione di una persona che, come abbiamo visto anche dal taglio del simbolo, si è spaventata, adesso diciamola così, qualunque fosse la situazione di partenza, non importa, c'era un trasporto verso qualcosa di più e questo qualcosa di più ha generato un po' di panico. È la maggior parte dei casi, se la ragione è sempre la stessa. Che succede? Che poi una volta che ha raggiunto un lido più sicuro ha detto: ma che cavolo ho fatto io? Voi sentite di non aver lottato abbastanza, questa persona invece si è sentita terribilmente sola. Oltretutto sta vivendo di ricordi, sta vivendo di quello che è stato, anche di quello che, ahimè, è stato, ma non solo. Questi però sono sogni soprattutto romantici, quindi guardate, senza togliere nulla a quello che c'è stato, che magari è pochissimo, sta anche un po' idealizzando. Non dico che sta esagerando, però certo questa è una persona dove la carta della ricettività ci sta e come, perché se la andiamo a vedere come carta soggetto è proprio la classica persona sognatrice, con il sesto senso, con quella ricettività, quelle percezioni, mo, ci avesse pensato prima. Il problema è che per lo stesso motivo questa carta, quando come soggetto è vista in negativo, è la persona che teme sempre che ci sia qualche cosa, no? Perché ha delle ipersensazioni, quindi basta avere un timore e subito dice: oddio, me la sento male. Quindi è un po', diciamo, stato un po' in bilico tra questi due atteggiamenti. Adesso però è una persona che è voltata totalmente al romanticismo, all'idealizzazione. Meglio tardi che mai, visto che comunque qui abbiamo gli amanti, ma da parte sua c'è stata proprio questa rottura. Penso sia stato proprio lui o lei a provocare questa cosa. Vediamo con quale arcano maggiore riusciamo a concludere. Vediamo se possiamo mettere nell'altro monologo, lo mettiamo dopo, vediamo le parole chiave. Allora, il matto è la giustizia. Qua vogliamo rimettere le cose come devono stare. Eh sì, allora diciamo che questa persona a me non è che sia particolarmente simpatica, ma non sono fatti miei. È un po' un signore erbavoglio. Prima non mi andava e quindi me ne vado, adesso mi rendo conto che mi interessa e quindi torno. Perché? Perché così rimetto le cose a posto come devono essere. Come devono essere lo decide lui o lei a seconda di come sta. Quindi un impulso o qualcosa che da disordine va a regolamentarsi, perché così in questo momento va a stare meglio. Si fa qualche problemino, lo sa che non deve stare molto attento a com'è questa rentrée, perché rischia di prendersi appunto una sleppa sui denti, però comunque è più forte il desiderio di sentirsi bene che la paura di avere una risposta come si meriterebbe. Posso dirlo, si è comportato troppo male, mi sta proprio antipatica. Vabbè, comunque, sempre neutro, mi raccomando. Vediamo che cosa abbiamo qua. Isolamento ancora. Isolamento. Io comincio a pensare che in alcuni casi voi addirittura vi siete proprio occupati di chiudere
le comunicazioni in tutti i modi, quindi potreste averlo bloccato sui social, potreste aver fatto sparire tutte le vostre tracce, aver tagliato anche proprio qualunque collegamento, anche via persona, via qualcuno che vi conosce. Avete fatto il vuoto attorno, mi spiego, un po' vi state pentendo anche di questo, però sapete che tanto se vuole sa come trovarvi. E, è vero, è vero. Invece lui o lei si trovano effettivamente in completo isolamento, quindi qua ancora di più si sente il rimorso per quanto è accaduto, la consapevolezza di aver agito male. Vediamo che cosa ci dicono qui. Ah, però permane un senso di disagio e di ora lo faccio, no, non lo faccio, ora mi muovo, no, non mi muovo, però dovrei, ma insomma, e diciamo anche che se c'è stato un qualche argomento che ha spinto maggiormente verso questa separazione, non è che sia del tutto stato risolto, quindi permangono le sue inquietudini. Però più forte è questo senso invece di appartenenza, di alchimia, di magnetismo tra di voi, quindi rimangono i sentimenti, non, sono ancora un po' contrastati, però nonostante questo non riesce a ricacciarli indietro, quindi ci ha provato a scappare, ma poi si torna subito. E infatti qua abbiamo proprio la carta della nave. Che FIFA che abbiamo, perché? Oh, guardate un po' qua. I buchi, e vabbè, come da manuale questa. Mettimi giù cinque carte che vogliono dire che qualcuno torna all'ovile. Eccole qui. Allora, questo è il desiderio proprio di recupero di un sentimento che evidentemente sappiamo da prima è stato gettato alle ortiche. C'è una FIFA blu. Una FIFA blu, di rifarsi io, però non può farne a meno, quindi lo farà. È qualcuno che proprio ritorna, in questo caso sta nave che troppo spesso viene identificata nave ritorno, no, non vuol dire sempre quello, in questo caso sì, qui proprio c'è stato sia l'allontanamento e qui c'è anche il ritorno, senza sapere se siete ancora disposti a dare una seconda possibilità alla vostra frequentazione, relazione o quello che volete, difatti sopra la nave abbiamo delle nuvole grosse tante, come per dire, boh. Io ci provo, qui abbiamo il bivio, quindi vado, cosa faccio? Vado perché non so bene come mi accoglierà. Speriamo in Dio che non mi mandi a quel paese. E però questo è proprio un desiderio di recupero, anche di una ripresa dei sentimenti. Non sono mai andati via, ma certamente ha avuto paura di metterli in piedi, anche perché qui c'è un'indecisione sulla piega che può prendere il rapporto. Probabilmente l'indecisione c'è ancora, eh. Però sotto sotto allora la personcina è maturata sicuramente e c'è questo desiderio confermato dall'arcano che abbiamo visto della giustizia di mettere le cose in ordine in modo che sia tutto chiaro. Detta così potrebbe essere, si rifà viva per dire che non vuole avere niente a che fare con voi, cioè mettere solo in chiaro. No, qui proprio è farsi viva per riprendere. Direi che se non fosse per il titolo, vi direi che questo potrebbe essere semplicemente la risposta a una domanda torna, solo che dovevamo anche capire chi e si fa vivo e perché, cioè insomma perché questa persona riprende. Intanto vediamo che cosa spinge, proprio sono sentimenti d'amore, d'altra parte abbiamo qua gli amanti, qua appunto il cuore. Questa pazienza, questa guarigione da una sensazione di isolamento che avevamo in due carte addirittura e questa connessione, non c'è dubbio che vuole che nasca qualcosa, quindi senza nulla togliere a chi attende il ritorno di una persona con la quale ha avuto una relazione, questo è anche il ritornare, soprattutto io direi. È il ritornare di qualcuno che la relazione non l'ha fatto manco partire, qualcuno che si è allontanato prima che potesse nascere qualcosa, proprio perché sentiva che stava per nascere qualcosa. Quindi
ovviamente voi sapete, io dico sempre quello che ha sensazione e anche a lettura, per me è la prima lettura, ma va bene anche la seconda, no? Quindi se state aspettando il ritorno di qualcuno con cui avevate una relazione che, ecco, c'è. Qui la paura è proprio quella della relazione, l'indecisione sul legame più che sulla relazione, quindi la persona che tende a sfuggire dai legami. Ora, qui come carta soggetto avevamo la luna, è la carta soggetto che rappresenta questa persona adesso, quindi questa forte attrazione magnetica, questa sua personalità sognatrice, romantica, nostalgica, in questo momento è così, è anche molto ricettiva, difatti l'avevamo anche qui, è un po' il motore che sta facendo cambiare direzione a questa storia. Quindi inizio qualcosa, che sia una relazione o che sia una frequentazione. Mi spavento perché vedo che qua le cose stanno andando in una direzione ben precisa. Mi sottraggo, 99,9% periodo. Qui si è sottratta senza dare spiegazioni, quindi potrebbe anche non avervi detto niente ed essere sparita dalla circolazione. Spero di no per tutti, ma soprattutto se avevate già una relazione, non era solo una frequentazione promettente. Dopodiché mi rendo conto che sono innamorato e caspita, adesso come faccio? Cosa faccio? Mi rifaccio io per cosa? Per recuperare proprio la bellezza che avevo nella mia vita quando ci si frequentava. Come faccio? Non lo so, però si rifà vivo. Qui c'è proprio un discorso di dubbio, di, appunto, vi ho detto, paura, di incertezza sull'esito di questa ripresa. Sono tante le cose qua che possono dare un po' di timore a questa persona, ciò nonostante sembra proprio, anzi non sembra, qui cuore con il bouquet è proprio un offrire una seconda possibilità senza la sicurezza di essere accettati, quindi insomma, comunque direi che tanto vigliacca è stata prima quanto coraggiosa adesso. Sarebbe stato più semplice parlare, ma si sa che la semplicità non è di questo mondo, soprattutto in queste situazioni. Allora, quello che volevo vedere adesso, vi sarete chiesti come mai l'oracle ancora non c'è? Perché questa volta mi serve per ben altro. Io adesso voglio vedere come si fa io, no? Qui abbiamo già esaminato un po' tutto, io voglio vedere come fa. Quindi se si serve di qualcuno, se manda un messaggio, se si palesa sotto casa vostra, se. Adesso vediamo, chiediamo a Roger, che tanto preciso sa essere, se ci dice qualcosa di più su questo rifarsi vivo, come avverrà. Vediamo un po', quindi qui facciamo una lineare secca proprio. Urca. Ragazzi, la batosta che vi ha dato, mamma mia. Io penso che nella maggior parte dei casi qui si sia trattata di una cosa non improvvisa di più, ma pure anche, oddio, potrebbe essere quasi addirittura classico abbandono all'altare. Io entro una settimana, anche prima. Allora, qui non c'è dato di sapere esattamente come farà, però ci dicono che sempre, la maggior parte dei casi, qua si servirà, brutto dirlo, però insomma farà ricorso a qualcuno che è una conoscenza comune o che può comunque, diciamo, avvicinarsi alla vostra area di interesse, perché qua avete proprio tagliato, questa è proprio la fatta troppo grossa, avete proprio tagliato e confermo che qua potrebbe esserci anche proprio un blocco sui social, aver bloccato il numero, aver messo bene in chiaro di non farsene più vedere, è proprio l'energia che pervade tutta la stesa. Qua c'è questo desiderio proprio di, sembra un bambino, no? Dopo che è stato sgridato, dopo i capricci, che dice sono pentito, cioè questa è proprio la persona che deve trovarlo poi dopo un equilibrio, quindi va benissimo che si faccia io, ma state attenti perché qui siamo ancora nel campo della totale immaturità, però
Ma chi se ne frega, nel senso, se siete innamorati poi ve la gestirete voi. Sappiate che qui questa persona si vedeva anche prima di una settimana. Sicuramente ci sta pensando da un bel po', sarà da una parte un qualcosa di architettato, perché farà ricorso a qualcuno che vi conosce. Allo stesso tempo però sarà anche molto spontaneo, quindi si basa molto anche sul momento, quindi può darsi che tenga l'arma di questa persona nascosta per un po', che avete visto c'è la strategia anche nel simbolo, no? Controlli, calcoli e decida qual è il momento migliore e poi così impulsivamente darà il via. Pensa a questa persona di contattarvi, di invitarvi, di farsi dire dove vi può trovare e c'è proprio questa cosa assolutamente impulsiva dettata d'altra parte è uscito il matto, il folle, dal desiderio di riequilibrare le cose, anche di fare giustizia perché sa di essersi comportato in una maniera assolutamente inaccettabile. Vediamo per concludere cosa dice il monologi. Tu vuoi uscire, esci. Allora, qui abbiamo è tempo di agire. Allora, qui abbiamo una carta piuttosto controversa, se vogliamo, che si sta avvicinando la fine di un periodo difficile. Ora, controversa perché per questa persona è difficile il periodo. So che sembra assurdo perché è quella che ha provocato tutto questo macello, però secondo me è come dire che sta desiderando che finisca la fine di questo periodo difficile. In ogni caso, comunque la vogliate vedere, sta proprio arrivando. Diciamo che di questa carta salviamo anche l'indicazione temporale. Sta arrivando la fine di questo periodo pesante, è ora di agire, quindi anche qui sente che è ora di agire. Come lo farà? Abbiamo visto adesso, la cosa più probabile è che ricorra a qualcuno che può mettervi in contatto perché qui avete tagliato i ponti e io penso che noi abbiamo messo come limite temporale una settimana, ma penso che sarà ben di meno perché abbiamo carte molto 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 veloci. Quindi qua capitola, ritorna sui suoi passi e chiede perdono qua addirittura. Vediamo, insomma, comunque sono soddisfazioni. Poi io mi auguro che, visto che sono usciti gli amanti, voi proviate un sentimento altrettanto forte, che quindi questo sia solo l'inizio di una ripresa che porti a qualcosa di molto più stabile, sarebbe anche ora, senza più brutti scherzi. Guardate che qua avete sofferto proprio molto. Basta, Adesso se si mette a posto, poi dettate bene le regole, ricordate che ancora un po' di immaturità qua c'è, ma è tutto sotto controllo, potete gestirvela benissimo, vedrete che andrà bene. Allora, intanto che aspettiamo poco, il video è finito, quindi se volete potete mettere il like e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Come sempre io vi ringrazio, vi faccio un enorme bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao! Se avete scelto la seconda variante, eccoci qui con i nostri tennis, con le nostre carte un po' fiabesche, vediamo questo qualcuno che si fa vivo entro una settimana, chi è e cosa fa soprattutto. Come sempre prendiamola un po' alla larga, andiamo a vedere che aria tira tra voi due. Come ho detto, a mio parere qua usciranno soprattutto cose, diciamo, di stampo un po' romanticone, però non possiamo mai sapere. Ok, vediamo quell'oracolo risponde. Che carta ci esce? Che cosa ci dice qua? Allora, ci state sperando qua. Immagina, immaginare, la forza dell'immaginazione. Diciamo che è un po' un'immagine già romantica di per sé. Secondo le energie che trasmette questa carta, spesso state sognando ad occhi aperti. Come per dire, pensa se si facesse viva quella persona e riparte il filmato a rallentatore, no? Questa non è una carta che di per sé ci dice che se i rapporti tra voi sono buoni, cattivi, esistenti o no,
se sono tese, se sono rilassate, se c'è stato qualcosa, perché vi ricordo che non è detto che debba essere qualcuno che già ha avuto una storia con voi, potrebbe proprio che essere che vi state immaginando come sogno romantico che qualcuno da cui non vi aspettate granché si faccia vivo per invitarvi fuori, per esempio, no? Quindi per ora ne sappiamo poco. Andiamo per questo a controllare le energie vostre proprio, le vostre, le sue e anche le vostre due insieme, vediamo che cosa ci dicono. Taglio. Allora, io credo che qui si tratti di una conoscenza che avete avuto durante un incontro, magari una festa o un ricevimento, o senza per forza con questo finire alla corte del re, anche magari semplicemente un incontro tra amici, forse era con un'altra persona, non lo so, qua è proprio nato questa attrazione, questa cosa un po', questa alchimia tra di voi, questo magnetismo. Però secondo me per adesso le cose sono un pochino campate per aria. Qua io direi che qua non stiamo parlando di una coppia consolidata, stiamo parlando invece di una fantasticheria in questo momento, visto che si fa via, tanta fantasticheria non è, che state fantasticando un po' su una persona che avete visto, magari vi siete scambiati i numeri, magari neanche quello, e state pensando che bello che sarebbe se. Vediamo un po' voi, infatti state ricordando al momento dell'incontro, state ricordando tutto quello che è successo, che cosa state comprendendo, lo so, vabbè, e vi siete resi conto che vi siete presi una di quelle cotte epiche che succedono molto raramente, dipende dal carattere, poi ci sono persone che si pigliano una cotta un giorno sì e l'altro pure, però insomma qua vi siete accorti che se anche siete facili a questo genere di cotte proprio, invece questa è un po' più forte delle altre. Continuate a pensarci, siete voi che ci state fantasticando sopra, come per dire, oh, come sarebbe bello. Certo, beh, perché secondo me si potrebbe fare vivo, viva. Volete sperarci, insomma, queste sono le vostre energie. Siete rimasti molto colpiti, d'altra parte, fulmine. Allora. Orbene, questa personcina diciamo che avrebbe già fatto qualche cosa, vi sarebbe già venuta incontro, diciamo, avrebbe già voluto. Si sta un po' trattenendo per diversi motivi. Prima che non sa come sarebbe visto, voi pensate agli equivoci a volte che cosa portano. Si sta facendo qualche scrupolo, tipo, ma se mi faccio io che figura ci faccio? Ci siamo visti una volta, due volte, però. Non ho prove che possa essere scattato niente, non vorrei passare per pazzo per pazza, bisogna comportarsi, lasciamo che le cose seguano il loro corso, però qui è scattato, cioè qui non è soltanto un volersi far vivo così per andarsi a prendere un caffè una volta, qui sente che c'è qualche cosa di più, eh? Difatti vi state cercando, dico che buffi, di controllarvi tutti e due. Seguire la corrente, vediamo come va, se ci saranno altre occasioni, vediamo un po', perché magari poi non ci vediamo più, chi me lo fa fare, no? Viviamoci il presente, però nel presente è compreso anche il fatto di volersi palesare. E beh, siete carini, insomma, questo è l'inizio di qualche cosa, voi sperate che lo sia, devo ancora capire perché sperate soltanto che si faccia viva l'altra persona, evidentemente. Avete sentito che questa cosa può accadere, altrimenti la cosa più logica sarebbe che vi facessi vivere voi, ma ogni storia ha le proprie particolarità, quindi non entro nel merito, semplicemente vedo che è una storia dove vi fantasticate. Potrebbe essere rimasto nell'aria un possibile invito, tipo che questa persona vi abbia detto, ah sai, io vado spesso in non so, un posto qualunque, ah che bello, piacerebbe anche a me, la prossima volta che vado te lo dico, ecco, potrebbe essere uno scenario di questo genere, perché è molto marcato il fatto che voi ricordiate le parole che vi siete detti e speriate in una chiamata, no? Quindi proprio qualcosa che arriva da parte di là. E qui invece si sta chiedendo, ma magari l'ha detto per dire, chissà che figura ci faccio, farò bene, insomma, due adolescenti sembrate, no? Controllo della situazione, vediamo come va, se sono rose fioriranno,
Certo che però avrei proprio voglia di farmi vivo. Questa è la situazione generale. Quindi così mi spiace, ne abbiamo escluse altre, ma così almeno sappiamo di chi ci stiamo occupando. Se non vi sentite rispecchiate da questa variante, potete ascoltare l'altro, altrimenti sul canale trovate anche questo interattivo, l'ho fatto anche tempo fa. Potrebbe essere che voi siate capitati laggiù, cioè non è da scartare. Questa è molto molto chiara. Andiamo a vedere il taglio del simbolo e poi vediamo la carta che è evasa poco fa. Queste, ecco, se si fanno mischiare per me è tutto più comodo, grazie. Vediamo cosa abbiamo. Allora, non vi riconoscete più. Vediamo cosa abbiamo. Guardate ancora qui, tutte e due, proprio l'incoscienza, la spontaneità, l'ingenuità. Sembra quasi il primo amore qua, proprio il mondo a colori, la Via Rose. Guardate questa carta, come vi sentite tutti e due, e però dite: oddio, che è successo qua? Chi sono? Cos'è? Cosa sto facendo? È lo sbigottimento, ma positivo, positivo, non è niente di preoccupante, semplicemente manteniamo il controllo. Oh, come siete tutti e due. Più passa il tempo e più pensate che ecco, si sarà dimenticata di me. Ecco, non interessa perché non ho più sentito niente, nessuno. Ma era da immaginare. Proprio due adolescenti, nel vero senso, proprio con tutte le incertezze, con tutte le insicurezze, con tutte le paure, avrò fatto bene, avrò fatto male, tutti e due presi dal ricordo di quello che è successo. Sembra di vedere il tempo delle mele qua, guardate che scherzo, ma questo è proprio il clima. Vediamo questa persona, se riusciamo a capire qualcosa di più del perché si sta facendo tutti questi problemi. Mamma mia. Allora, qui ci sono due, ce ne sarebbero altro che due, però diciamo due possibili interpretazioni. Sapete che questa la andiamo a vedere come carta soggetto, no? Quindi è interessante. Innanzitutto questa è una persona che non è proprio equilibratissima, voglio dire che sia un folle, ma è una persona che in questo momento sta vivendo delle ansie anche per i fatti suoi. È una persona irrequieta, è una persona, beh, un po' può essere irrequieto perché ha paura di perdervi, d'accordo, però come personalità in questo momento non è una persona al suo massimo, ecco, ha energie impoverite, ha altre preoccupazioni nella vita, è una persona che tende a non trovarsi benissimo insieme ad altri, che tende anche a guardare magari alcune situazioni con sospetto, proprio perché sta attraversando un momento della vita particolarmente difficile o ne sta uscendo, insomma, quindi molto guardingo, molto sospettoso, molto tenuto, trattenuto e allo stesso tempo irrequieto, quindi non è una personalità in questo momento facile. Potreste anche averlo notato, aggiungo che potrebbe anche essere stato un lato della sua personalità che vi ha affascinato, no? Non è il bel tenebroso, la bella tenebrosa, qui è l'irrequieto, un po' eroe dannato, insomma, una persona così proprio che si sente, non si sente mai a proprio agio nel posto in cui è. Potrebbe essere qualcuno che appunto anche nell'occasione in cui l'avete conosciuta continuava a muoversi, a spostarsi, a alzarsi, qualcuno che insomma incuriosisce in questo senso. Poi avrà sicuramente anche altre qualità che vi hanno colpito, ed è una persona anche molto agitata all'idea di poter sfigurare, si sente un po' meno, quindi probabilmente non siamo davanti a una persona che ha un'autostima di sé, anche dal punto di vista fisico, in questo momento non si sente attraente, evidentemente si sbaglia perché vi siete presi una cotta da paura, però insomma purtroppo se non ci crede non possiamo adesso andarglielo a dire, potrete secondo me farlo fra poco quando salterà fuori. Allora, vorremmo vedere innanzitutto la parola chiave, poi guardiamo anche
cosa ci dice la lama dei tarocchi che andremo a interpellare. Anche via di fuga, è anche l'uscita proprio, riuscire a uscire da una situazione. Si tratta sicuramente anche di una persona sensibile che in questo momento purtroppo non sta traendo il massimo della sua sensibilità, che però sente che potreste anche rappresentare finalmente l'uscita da un periodo un po' buio, però insomma adesso non sta gestendo proprio meglio, come vi dicevo, le sue energie. Vediamo qual è la lama dei tarocchi che ci può aiutare qua per capire meglio come fare a intrappolare questo topolino. Urca, qui c'è stato proprio un colpo di fulmine, mamma mia. È più che comprensibile a questo punto questo suo momento di grande nervosismo, perché quello che si può dedurre qui è che non era pronto. No? Si stava dando come un tempo, secondo me, per passare oltre, per superare un momento difficile. Non vuol dire che il momento difficile sia per forza qualcosa di sentimentale. Può aver avuto dei problemi, dei dispiaceri, un momento duro sul lavoro. Comunque si stava dando un tempo per riconquistare un po' fiducia nel genere umano. E poi è capitata questa cosa. Anche qui la torre. E questo carro, quindi il desiderio di avanzare. Sappiamo benissimo che il carro non è sempre poi un'avanzata così sicura, così spavalda, no? Perché qualche problemino lo dà. E qui questa carta di immaginare su queste energie, direi che appunto siete voi che vi aspettate, vi ha lasciato con un cliffhanger, quindi non è del tutto poi astratto questa sua attrazione verso di voi. L'avete percepita perché c'è. L'ha buttata lì e adesso però non sa cosa fare, cioè non sa che cosa fare, ma sta cercando di mantenersi, diciamo, calmo, no? Di dire vediamo come va. Certo che farebbe molto bene a lui, lei e a voi che si muovesse. Voi state aspettando perché vi ha lasciato con una semipromessa o qualche cosa che ha detto, aspettate che ne ho vista una rovesciata, non vorrei essere, eccola qui. Il bambino, guarda, qualcosa che nasce, qui non c'è stato niente, ve lo confermo. Troppa roba qui. Dubbio e urca. E pesci, e qui sono energie che fanno fatica. Fa fatica a incanalarle in energie nella giusta direzione, però sa dove vorrebbe che andassero. Allora, vediamo un po' il nostro taglio qua. Guardate un po' se non si fa un sacco di problemi. Questa è l'altra persona, indipendentemente ella, da chi siate voi e da chi sia questa persona, la 28 è l'altra persona e dietro ha le serpi, cioè dire che si sta facendo dei problemi, dire che è in un momento particolare, dire che non riesce a mettersi pace è dire poco, questa è una persona tormentata, ecco, tanto così netta e nitida era sembrata la sua personalità nelle prime energie, ora abbiamo capito perché abbiamo delle carte così, diciamo, contorte, no? Questo desiderio di mantenere il controllo, di non muoversi, di non fare, vedere come va, cautela, ci pensa, ci pensa, ci pensa. Quindi è una personalità, diciamo, un po' problematica in questo momento. Non vi spaventate perché i problemi si risolvono. Noi stiamo chiedendo chi è questo qualcuno che si fa vivo entro una settimana. Eccola qui, la nostra volpe. Ha una paura tremenda. Beh, iniziamo a preoccuparmi, eh. Allora, sicuramente qui si tratta di qualcuno, vediamo, meno male, di qualcuno
che ha una gran paura di scoprire i propri sentimenti. È una persona che, come sapete, la volpe indossa la maschera, che sta pensando molto bene a cosa fare e come farlo. Sappiamo che a volte la volpe è una persona impegnata. Io in questo caso non lo do come aspetto predominante, potrebbe pure essere impegnata, però è irrilevante all'interno di questa stesa. Quello che salvo di questa cosa, di questa volpe, cosa povera, povera cucciola, di questa bestiolina in centro di stesa, è il fatto di indossare una maschera per indecisione, per insicurezza, per incertezza. Non dimentichiamo che c'è uscita con la personalità topi, quindi proprio non sta una meraviglia. Abbiamo quest'ancora col cuore, quindi sente qualcosa per voi e come deve vincere l'indecisione. È una persona estremamente onesta, questo sì, quindi mi dispiace che si senta in questo modo, però ha anche in questo momento quest'altra energia che ci è uscita dal simbolo, che ci è uscita anche come sua prima energia negli Osho Zen. Sente che sarebbe un modo per uscire da questo ciclo negativo, il fatto di farsi vivo. E si fa vivo una volta che decide che effettivamente vale la pena di rischiare di vivere questo sentimento che prova adesso. Poi che sia già amore o che sia un innamoramento, no, certamente l'ha provato subito come voi, cioè qui l'attrazione l'ha provata e può darsi anche che abbia dissimulato, come vi dicevo, la propria insicurezza e che vi abbia fatto un'impressione, insomma, per chi spero molti hanno dimestichezza con Jane Austen, questo è un Darcy, è uno che ha cercato di far vedere un aspetto di sé, in realtà sotto è già cotto, è già fritto, no? Quindi o un alter ego femminile vorrebbe vivere questi sentimenti, se li sta vivendo, non sa come esprimerli, ha paura anche di andare a cozzare contro un muro, che voi diciate di no. Difatti qui questo bivio è angosciantissimo, secondo me, in questo mazzo di carte, come se fosse un labirinto, insomma, sembra una copertina di un libro di Borges, è tremendo, tanto hanno fatto di favole, di disegnini, poi c'è questa che mamma mia. Però, come vedete, questo sentimento si sta consolidando, quindi deve fare uno sforzo enorme. Abbiamo sotto questa, ecco, io mi chiedo, una carta così forte messa nel vivo, e poi abbiamo la nave che deve essere la grande trasformazione, abbiamo una barchetta di quelle di carta, va bene, tutto, è bellissima tra l'altro, però forse non rende l'idea dello sforzo che sta cercando di compiere per essere felice. Ecco perché c'è uscita Escape. Vorrei precisare una cosa, non è che vuol dire questa carta che voi siete un diversivo o un espediente per uscire da un periodaccio. Sareste l'occasione giusta per rinascere, ok? Però non e poi finita lì, sente che c'è qualcosa. Si fa viva, sì, allora ci sta pensando tanto, un po' troppo, per insicurezza, però secondo me se ha la possibilità sta anche tenendo d'occhio i vostri social, sta chiedendo di voi. State pronti perché questa persona che non ha mezze misure in questo momento, anche perché come vi ho detto è piuttosto inquieta, no? Ma poi passerà. Adesso non, voi state aspettando, aspettando, aspettando. La cosa logica sarebbe che si facesse viva e che quindi magari poi piano piano una cosa tira l'altra. Invece questa persona quando si fa viva va subito al dunque, quindi vi dice subito quello che prova, quello che sente, almeno in termini di attrazione. Quindi si passa dal giorno alla notte, meglio dalla notte al giorno, perché c'è un'esplosione qua di felicità, ed è la sua volontà quella di andare dritti al punto. E difatti qui avevamo poi anche il carro. No, so che il carro, come ho detto, non è sempre un percorso netto, però sicuramente è un avanzare, un incedere abbastanza deciso. Allora, anche in questo caso, come nell'altra variante, ho volutamente tenuto lo jet per ultimo perché vorrei vedere come fa, no? Quindi abbiamo capito che è questa persona, voi saprete di chi si tratta e che dopo un po' di appunto pazienza, dopo aver sperato che le cose andassero avanti da sole, decide
per stare meglio, per esprimere questo sentimento, per se tornare a sentirsi bene, si fa vivo con voi, però ripeto, qui non c'è stato ancora niente, quindi la cosa più logica sarebbe aspettarsi un invito, invito che arriverà o comunque segnale che arriverà, ma arriverà subito molto consistente, quindi qui non si va per gradi, si passa dal nulla a tutto. Vi dirà, voglio vederti, voglio sentirti, voglio uscire, perché provo dell'interesse per te, non quello che si sta ripromettendo adesso, viviamo il momento e poi vediamo come va. No, ha capito che non è cosa. Vediamo cosa ci dice Roger. Eh sì, qua c'è stato un incontro e poi il nulla, quindi poi è come se vi foste allontanati, avete fatto molto colpo. Cosa farò? Allora, io penso che qui chiederà di voi a qualcuno. E poi si farà avanti direttamente, quindi questo è un messaggio, è un riprendere da dove avete lasciato, quindi esattamente là dove state aspettando, per cui se eravate rimasti così anche un po' in modo aleatorio, che vi avrebbe avvisato, come dicevo prima, ti avviso se faccio questa cosa, sì, vi avvisa che è in procinto di fare quella cosa. Magari è andare in piscina, magari è andare a teatro, andare a vedere quel determinato film. Riprende da dove avevate lasciato, come erano gli accordi, ok? Quindi se invece era fatti vivo, se che ricominciamo, andiamo avanti a parlare, quindi non so, al momento dell'incontro stavate parlando di qualcosa, poi è subentrato qualcos'altro. Ah, ok, ci riaggiorniamo la prossima volta che ci vediamo, ci sentiamo, chiamami, ok, poi più niente, quanto è stato male, però va a riprendere, vi chiama, vi scrive, cioè è una cosa diretta, come dire, ehi, dovevamo finire quel discorso. Quindi qui passiamo dal niente a voi che aspettate a questa persona che non sembrava aver dato alcun segnale di vita, ma che intanto invece ci ha pensato e riprende in mano qualcosa con cui vi aveva lasciato un po' appesi al muro. Tenete presente che forse anche dato il suo momento un po' particolare, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere, quando si rifarà vivo non ha mezzi termini, ecco, insomma vi dirà appunto sì, finiamo il discorso, oppure ecco, vieni a teatro, vieni al cinema con me, e poi subito parte qua e dice quello che prova. Quindi state pronti, cioè, ma averne, questo non è un problema, spero che per voi non lo sia. No, nel momento in cui riprende una frequentazione che rimane tale per 20 minuti, poi diventa subito la proposta di qualcosa di più. Ecco, questo che sia chiaro. Quindi direi che entro una settimana la vostra situazione si ribalta in modo assolutamente innegabile. Allora, vediamo che cosa ci dice il Moonology. Il vostro duro lavoro sta per essere finalmente ripagato. Duro lavoro di cosa? Di immaginazione, di visualizzazioni, di attesa, di non fare niente, perché qui, ecco, qua voi non siete nella condizione di poter fare qualcosa, ecco, ve lo dicevo prima, no? Perché se no, perché non lo fate voi? No, qui non potete, siete rimasti d'accordo che deve farlo lui o lei. E il vostro duro lavoro è stato quello di trattenervi, a volte anche dovuto al fatto che non avreste forse neanche modo di fare qualcosa, però è stato un duro lavoro di pazienza, di fiducia, di speranza, anche di convinzione che un'attrazione così non potesse andare a finire in niente, però intanto avete fatto fatica. Bene, questa persona riprende da dove avete lasciato, come se vi foste visti ieri o sentiti ieri. Io penso che potrebbe proprio invitarvi o pa dire passo sotto casa tua se la cosa è possibile, o comunque se non vivete lontano, chiedervi un incontro dove vi vede, qui c'è proprio il fatto di vedervi. Speriamo che di averla finita con Zoom, insomma, però in qualche modo magari una video call, ma poi qua c'è una partenza, ecco. Diciamo che si è perso, impiegato del tempo a decidersi, lo recupera in 20 minuti. Quindi questa è la persona che sta per rifarsi, per farsi vivo, però qua è rifarsi viva.
E quindi io direi che entro una settimana fate le ultime cose che potete fare da single, magari ecco, oppure se avete degli arretrati nei lavori di casa, sistemate tutto perché poi di tempo ne avrete poco, perché questa persona piglia e parte una volta che entra nella vostra vita. E meno male, dai, che sarete contenti finalmente. Allora, come sempre. Il video è finito, quindi vi invito a mettere like se vi è piaciuto e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mai come in questo caso, vi ringrazio, ma soprattutto vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao!